Ciao a tutti raga, bentornati a un nuovo video. Allora, questo video si occupa di una grande, grande novità presente in game, che è proprio partito da adesso, da questa sera, 14 novembre alle 19. Allora, attenzione, prima di tutto, di cosa si tratta? Si tratta di un evento nuovo, totalmente nuovo. Non è un evento mensile, non è una cosa, diciamo, come quelle a cui siamo abituati, è proprio una cosa completamente nuova, ma tanto nuova non sarà per chi è veterano del gioco. Chi ha giocato già a questo gioco da, non dico i primissimi tempi, ma quasi, si ricorderà dell'assalto di Ultron, una modalità che c'era molto tempo fa, poi scomparsa e ora tornata. Allora, di che modalità sto parlando? Adesso andiamo subito a vederlo insieme innanzitutto. Allora, io sto parlando proprio di questo, ragazzi. Vedete? L'assalto di Ultron a difficoltà classica o variante? La difficoltà classica, allora attenzione, vedete? Fate caso a me. A me dà 0% di completamento. Vabbè, chiaro, io gioco da poco più di un anno e mezzo. È logico che a me dà il 0% di completamento, perché io non giocavo quando è uscita circa 3 anni fa questa modalità. 3 anni o giù di lì, più o meno come data fa. Mentre invece ad alcuni di voi che mi stanno scrivendo su Telegram e mi stanno dicendo ma caspita, come mai a me la modalità classica l'ha già completata? In realtà raga, se l'avete completata quella volta, ve la segna ancora completata, si ricorda di voi, si ricorda del fatto che ci avete già giocato. Quindi gli eventuali premi della modalità classica, che raga, detto in parole povere, fanno schifo per l'epoca moderna, cioè un cristallo 3 stelle è il migliore che riceverete, quindi proprio da dimenticare, li avete già ritirati quella volta. Quindi non vi preoccupate, nessuno è entrato nel vostro account o è un bug dei tanti della Kabam. No, è semplicemente una modalità che se avete già fatto all'epoca ve la segna già al livello di completamento che avevate portato a termine quella volta. Tutto lì, niente di importante. La cosa interessante invece è la nuova modalità, la modalità variante. Allora, adesso qui parlo per tutti, veterani e nuovi. Che cos'è questa modalità variante? Beh, oddio, come vedete sono 3 sottocapitoli e ciascun sottocapitolo ha a sua volta 3 sezioni. Però c'ho un totale di 9 zone dove combattere, ciascuna con chiaramente più di un percorso. Adesso io entrerò ad esempio con un team di personaggi per farvi capire di cosa stiamo parlando. Allora, prima di tutto facciamo una premessa. Ho intenzione di farlo io questo? Beh, certo che sì che ho intenzione di farlo, mi interessano un botto i premi di cui adesso andremo a dare un'occhiata, ma ho intenzione di farlo stasera e quindi vi faccio il video? Certo che no, raga, prima di tutto per diversi motivi. Primo, perché io l'inventario ce l'ho vuoto, come vedete ho 39 unità qui in game, con cui ci prendo tipo neanche un rianima singolo, e nel mio inventario, se non ricordo male, ho tipo 3 pozioni piccole e 0, proprio 0 rianima singoli e team, quindi proprio niente. Niente, anzi vi faccio vedere, giusto se siete curiosi, vi faccio vedere nel mio inventario, vediamo se mi ricordo bene, ma le pozioni rianima singoli e team non ce le ho. Vediamo un attimo, sì, ecco, guardate, ho 2 pozioni piccole, punto. Questo è quello che ho a disposizione, quindi vado a fare l'evento? E beh, no. Come direbbe Gio Bastianic, vuoi che muoro? No, non ci vado, quindi lo farò quando avrò più risorse messe da parte. Ecco perché chiaramente questa sera invece vi darò i consigli e le raccomandazioni per questo evento, comunque, in modo tale da saperlo affrontare, diciamo, al meglio. Ma non facendolo io per primo, è inutile che vi dica che so, per questo boss fate così, per questo boss fate colà, perché chiaramente fino a che non ci metto mano io al boss e non lo affronto, non vi posso dire nello specifico come affrontarlo, ma tanto adesso andremo a vedere lo stesso le varie strategie. Con le varie strategie cosa intendo? Allora, innanzitutto per chi ha già giocato a questo evento, ma anche per chi non ci ha ancora mai giocato, dobbiamo fare delle precisazioni che ho postato sul mio canale Telegram, The Vader Channel, dove trovate il link qui nella descrizione in basso al video. Ma se ve lo siete perso o non avete Telegram, vi faccio un breve riassunto. Allora, questo evento, a differenza di altri, non scade. Vedete che non c'è un timer sopra? Come in questo caso nell'evento Lotta nell'altro cosmo, dove dice ancora 20 giorni, 23 ore e 28 minuti. Qui non c'è un timer. Questo vuol dire che non c'è fretta. Questo che sia chiaro per tutti, non dovete correre, non dovete scannarvi per fare questo evento. I premi che adesso andremo a vedere sono spettacolari. Sopra addirittura il primo giro del labirinto delle leggende, e forse adesso non vorrei azzardare, ma è una mia opinione personale, anche meglio del completamento al 100% del labirinto delle leggende. Quindi raga, tantissima roba e richiede il suo tempo.
La difficoltà ovviamente è proporzionale, quindi non dico che sia impossibile, assolutamente no, è fattibile, però sicuramente vi farà dannare, ma vi farà dannare tantissimo, ve lo dico subito, perché per quello vi dico, io non mi ci butto senza una scorta almeno di pozioni rianima, che mi ci butto a fare? Cioè, tanto si muore, eh? È difficile farlo alla perfezione, si finisce col morire male e comunque, bloccati che so, a metà strada, ad esempio, non potete andare avanti se non avete delle rianima, ad esempio, questo si parla di un caso molto simile come può essere ad esempio uno dei tanti giri all'interno del labirinto delle leggende. I premi vi faccio vedere subito, i premi sono spettacolari, tanto li avrete già guardati anche voi, per carità, però, raga, tantissima roba. Allora, il primo giro cosa vuol dire? Fate solo uno dei percorsi per ciascun sottocapitolo. Cosa vi dà? Cristallo gemma di promozione 5 stelle. Vi dà un cristallo completo 5 stelle. Scusate, sbagliato a cliccare. Vi dà 7200 frammenti di catabase 5, 600 frammenti di 6 stelle, mezzo milione di oro e, attenzione, per ognuno dei sottocapitoli che finirete, altro cristallo di promozione. Attenzione, questi cristalli possono portare da rango 2 a rango 3 o da rango 3 a rango 4, addirittura da rango 4 a rango 5 un eroe 5 stelle. Quelli da rango 3 a rango 4 ce ne sarà, dopo andremo a vedere insieme bene per il completamento al 100%, uno da usare. Naturalmente, piccola premessa, tutti questi cristalli di promozione, prima di tutto per chi non lo sa, che cosa sono? Beh, sono semplicemente come un lascia passare, un ticket che vi permette di risparmiare tutto quello che vi serviva per il passaggio di rango, quindi catalizzatori, alfa e tutte le risorse varie per far passare da un rango all'altro. Questi ticket, diciamo, che potete usare sul personaggio, verranno dati in modo random, quindi vuol dire casuale, non potete avercelo generico. Vi lo darà di un colore che vuole lui, quindi se avete fortuna, bene. Se no, tenetelo da parte perché non scadono, sono preziosissimi, raga, è un risparmio enorme, enorme di risorse, quindi teneteli da parte, qualunque cosa vi esca, credetemi, potete essere contentissimi. Comunque, uno di quelli da rango 3 a rango 4 sarà garantito per l'uso su qualunque eroe. Tre dei quattro ticket per passare da rango 3 a rango 4 invece saranno utilizzabili solamente su eroi del 2015. La lista di questi eroi la trovate sul mio canale Telegram, l'ho postata oggi. Quindi, cosa vi dicevo prima, appunto, questo sicuramente sarà da rango 2 a rango 3, questo cristallino qui. Questo, ad esempio, da rango 3 a rango 4. Poi ci siamo appunto di nuovo anche per i sottocapitoli, sempre delle schegge 6 stelle e dell'oro, stessa cosa per il capitolo 2, stessa cosa per il capitolo 3. La cosa interessante, il completamento al 100%, raga, appunto è bestiale, senza contare che questo appunto porta, diciamo, la gemma di promozione da rango 4 a rango 5, sempre random. Questa è una gemma del risveglio 5 stelle, random anche questa di colore, però tantissima roba, raga. Un altro cristallo 5 stelle, un milione di oro, insomma, praticamente è Natale in anticipo. Tantissima, tantissima roba. Però, tutto questo chiaramente non ve lo danno gratis. Ve lo danno solo di mazzate. Quindi, se entrate, adesso facciamo un esempio, vi prendo un team. Altra precisazione, posso andare dentro con quello che voglio? No. Adesso vi faccio vedere. Io ad esempio voglio andare dentro qui. Adesso qui, se leggete bene qui in alto, mi dice requisiti, campione soddisfatti. Perché? Adesso vi faccio vedere, perché se io voglio modificare il team e ci metto dentro, ad esempio, attenzione, vedete qui, vedete che scrive requisiti campione, tra parentesi, lista filtrata. Perché? Perché in ciascuno di questi sottocapitoli voi potrete entrare solo con un campione di due classi scelte da loro, in questo caso mutante e talento per il primo. Quindi io sono stato costretto a scegliere tra i miei eroi i top mutanti e talento, quindi posso accettare questo team, in questo caso qui, questo è composto appunto solo da mutanti e talento e con questi posso entrare. Vi faccio dare un'occhiata al primo capitolo così vi fate un'idea più o meno di cosa vi aspetterà. Sappiate che più avanti andrete, e ipotesi mia, ma sono sicuro che sarà certamente verificata dalla realtà, e più ci saranno dolori perché il rating aumenterà dei nemici. Comunque, come vedete, abbiamo nemici intorno al 30.000 circa, 24, 20, cioè 26, 27 più o meno, con dei buff neanche impossibili, crescita potere, blocco empatico, questo è particolare, qua dice chiaramente
tutti i debuff blocco potere, blocco guarigione e sigillo del destino vengono automaticamente condivisi con l'attaccante per 7 secondi. L'attaccante inizia lo scontro con questi 3 debuff per 15 secondi. Diciamo, avete dei debuff addosso, ma non è assolutamente neanche un dramma. Il casino è che andate avanti ad affrontare, diciamo, dei personaggi con dei buff sempre diversi. Mettiamo caso questo qui c'è crescita potere e riserva potere, che gli attacchi speciali costano 50% in meno. Allora, detto così, magari non dà troppo fastidio, però ricordatevi che se costa il 50% in meno e la crescita potere aumentata del 100%, ogni 2-3 colpi che gli date lui prende una barra potere, ne consuma solo una per farvi che sono la speciale 2, voi date altri 2-3 colpi, quello va a 2 barre e mezzo, occhio che in un attimo vi va a 3 barre. E siccome con i talento non è, o i mutanti, non è facilissimo tenere basso il potere avversario, ricordatevi che appunto saranno dolori. Poi chiaramente troviamo una tremenda Emma Frost come, diciamo, pre-boss, e poi c'è un Ultron. Allora, su Emma Frost vediamo cosa hanno messo ad esempio come pre-boss: crescita potere del 100% aumentata e gli attacchi speciali, di nuovo riserva potere, costano 50% in meno, quindi anche questa vi farà dannare. Ultron è interessante perché qui abbiamo un più 400% attacco e salute. Tra l'altro, attenzione, è un Ultron che non ha gli attacchi standard di Ultron, quindi quella raggi e la speciale 2 classica di Ultron. In questo caso qui, ad esempio, da un video che ho appena visto su YouTube, ha gli attacchi, almeno se non sono random, gli attacchi che ha sono le mosse, diciamo, di Black Panther, quello classico, sia la speciale 1 che la 2. Poi abbiamo un più 300% salute. Poi c'è un'esplosione statica, un'aura di elettricità assorbe il 50% del potere dell'attaccante, cioè vostro, ogni volta che il difensore usa un attacco speciale, che voi lo vogliate o meno, vi assorbe potere, detto in parole povere. Gli attacchi speciali bruciano il 100% del potere dell'attaccante, quindi se vi becca perdete tutte le barre potere. Bloccare l'attacco speciale riduce a metà questo effetto, quindi meglio schivarlo, non bloccarlo. Poi abbiamo l'anguore. Quando il potere arriva al minimo, fa subire più 240% dell'attacco di questo campione come danno diretto. Questo fa tanto male. Dovete schivare, non bloccare. Cercate di non farvi arrivare a zero potere, mi raccomando. Abbiamo di nuovo l'aumentata la crescita potere del 100%. Reattore cinetico. Questo nemico genera potere quando colpisce un bersaglio che blocca, quindi occhio, anche se è stata imparata, lui guadagna potere. Poi abbiamo ripicca. Ah, tra l'altro, visto che non vi fa la speciale 3, fa solo la speciale 1 e la 2, quindi con questo Ultron non è un gran rischio mandarlo in speciale 2, tanto non vi fa più della 2. Ripicca, se gli avversari hanno dei buff attivi, questo campione innesca potere straripante e ottiene 18% di potere al secondo, mentre gli attacchi speciali hanno una chance pari al 100% di essere non bloccati. Attenzione anche a questo, per quello vi dico, vi conviene schivare. Poi quelli classici di Black Panther, raga, si schivano, è facile. Fermezza. Il difensore è immune alle alterazioni della precisione abilità, quindi anche lì inutile portare chi riduce l'abilità avversaria, tanto non servirà. Detto questo, allora, il primo capitolo così non sembra neanche impossibile, nel senso ci si arriva magari in fondo senza usare pozioni rianima, se avete ottimi pollici probabilmente sì, vi farà dannare Emma Frost che vi inverte i comandi, ricordatevelo. Ma detto questo, raga, questo è solo il primo. Sono 9 in tutto, ricordatevi, ciascuno composto di tante strade, quindi se puntate al 100%, quindi ai premi veramente buoni, dovete prendervela con calma, non dovete avere fretta. Questo ve lo dico sempre, a parte che è un gioco, se diventa uno stress non è più un gioco, quindi non è bello neanche giocarci, primo. Secondo, prendetevela con calma, fate le persone accorte e attente. Dovete calcolare più o meno, se volete fare un esperimento, fate così, fatevi un giro qui, primo giro qua dentro, vedete come va? Quanto vi massacrano e quanto eventualmente avete dovuto spendere di rianima e pozioni per far fuori Ultron. Fate questo conto, moltiplicatelo sicuramente per il numero totale di strade che ci sono in questo sottocapitolo. Stessa cosa negli altri. Quindi ogni volta che aprite un sottocapitolo nuovo, potete farvi un rapido conto del più o meno quanto vi andrà via con quel team che avete e avanti così. Quindi vi calcolerete quante unità per comprare pozioni rianima o quante pozioni rianima vi servono in generale per finire sia una strada sia al 100%. Una volta capito questo, chiaramente fatti due conti, allora o non avete risorse come me e non ha senso investire soldi reali per riempirsi l'inventario e finirlo in fretta. Che fretta c'è? È come il labirinto, fate finta che sia un altro labirinto delle leggende. Mettete via con calma le risorse, quando siete pronti vi lanciate dentro, un sottocapitolo alla volta.
tanto già completarlo una strada sola paga bene. Certo, il 100% è una gran differenza, raga, però vi dico, questo è solo il primo sottocapitolo, ve l'ho fatto vedere, la difficoltà sicuramente sarà maggiore in quelli successivi, perciò ci sarà da dannare parecchio, soprattutto verso la fine, questa è la mia ipotesi, ma sono quasi certo che sarà così. Perciò, queste sono tutte le possibili raccomandazioni che vi faccio, non scade, non abbiate fretta, contate molto bene risorse e soprattutto, visto che potete portare due classi diverse e basta, se non avete PG, mettiamo a caso, se io nel mio caso specifico avessi avuto solamente ad esempio di mutanti e talento come massimo rango dei 4 stelle rango 4, beh, non era una grande idea dire ok, mi butto qua dentro, spendo quello che spendo, tanto lo finisco. Magari no, nel senso, non scade questo evento. Quando aprirete altri cristalli, doppierete altri eroi, rangherete altri eroi 5 stelle per portarli magari a un bel rango 4 da portarsi dentro qui, varrà la pena buttarsi qua dentro senza spendere una follia. Se ci andate con i 4 stelle 440, ne uscite con le ossa rotte. Questa è la mia raccomandazione, non buttate via tutto. Cercate di fare le cose in modo ragionato. A parte questo, basta, raga. Non ci sono scadenze, non ci sono particolari obblighi. Leggete estremamente bene, anche prima di muovervi nella strada, tutti i buff su tutti i nemici in successione, ma questo è inutile che lo ripeto, ma qualche player nuovo può servire. Quindi non fate la cavolata di andare lungo il percorso senza sapere se vi serve un immune, un particolare personaggio che riesce a contrastare facilmente un altro. Non fate questo errore, guardate dove volete andare, che personaggi ci sono e quindi ragionate su come affrontarli. E poi soprattutto portatevi un eroe adatto, se non ce l'avete vi tocca aspettare. Vi tocca aspettare o di trovarlo o di rangarne uno adatto a un livello decente per entrare qua dentro. Detto questo, direi che più o meno questo evento qua va da sé che non scadendo avrete giorni, settimane, mesi per finirlo. Oh raga, ci vuole il tempo che ci vuole, fate finta, ripeto, che sia un altro labirinto, non abbiate fretta. Io personalmente mi ci butterò come ho fatto nel labirinto, prima un primo giro singolo, cioè cerco di finire tutti i percorsi così capisco anche fino in fondo l'ultimo percorso quanto sarà tosto, e poi con calma piano piano vado a farmi il 100%, ma senza fretta. A parte questo, raga, non c'è altro, nel senso, per partecipare non serve essere incollezionabili, basta che siate sopra livello 40 nel gioco, quindi questo è un gran vantaggio, non dovete essere incollezionabili, buono sapersi, almeno è aperto praticamente a tutti sopra livello 40. E a parte quello, raga, premi così buoni non se ne sono mai visti, quindi sicuramente vi farà sudare, ma almeno ne sarà valsa la pena, era ora che introducessero un contenuto di questo tipo che paga veramente veramente bene, uno sforzo per cui valga la pena buttarci, sì. Altra news che vi do così, visto che ci siamo, perché l'ho annunciata su Telegram, se l'avete persa ve la do qua, atto 6 è confermato, ma è slittato all'inizio 2019, ma arriva. In più è prevista una mappa 7 per AQ, dove la difficoltà sarà ancora maggiore e non saranno praticamente tollerati errori, nel senso che se uno dei vostri compagni fa una cacchiata su un percorso, voi non la chiudete al 100%. Non sappiamo ancora molto su buff, nodi locali, eccetera. Si sa solo che l'hanno annunciata e sarà estremamente impegnativa, quindi hanno scelto di alzare ulteriormente l'asticella perché troppe ali top ormai vedevano questo gioco come, non dico una passeggiata, ma se uno aveva fatto il 100% al labirinto e aveva fatto più o meno tutto quanto ed era abituato a fare fisso mappa 6, mappa 5, era più o meno una passeggiata. Adesso hanno alzato di parecchio l'asticella. Comunque raga, fatte queste premesse e dati questi consigli, mi sento di dirvi di nuovo, fate attenzione, non abbiate fretta, non buttate via l'inventario. A parte questo, come sempre mi trovate anche su Telegram, qui sempre nella descrizione in basso al video, dopo vi racconto cosa c'è, ma mi trovate per dei consigli, se avete bisogno vi consiglio personalmente qualcosa in più, più nello specifico. Ma questo al momento è quello che serve sapere su questo nuovo evento. Allora, come sempre, passiamo ai saluti finali, alla fine, quindi adesso vi dico anche cosa trovate qui nella descrizione in basso al video. Ma prima di dirvi questo saluto anche il mio amico Capitan Rogers che mi segue sempre, quindi ciao bello, continua così e dacci dentro nel game. Allora, cosa trovate qui nella descrizione in basso al video? Beh, qui trovate chiaramente, allora, prima di tutto il link al mio canale Telegram, cioè The Vader Channel, dove trovate tutto, tabelle, avvisi, news in anteprima, novità dell'America, cutoff dell'arena, avvisi importanti, tabelle riassuntive, eccetera eccetera. Trovate il mio contatto privato Telegram, quindi potete scrivermi direttamente, a Shark Vader vi rispondo entro un giorno, massimo due, perché ho sempre molto da fare per lavoro, ma vi rispondo, rispondo sempre a tutti se avete dubbi, domande, curiosità, richieste di video particolari.
Poi trovate il link alla mia chat compravendita profili e reclutamento, se siete un ally che cerca player o un player che cerca ally. Trovate anche il link alla chat Marvel and Friends per farvi due chiacchiere, conoscere gente simpatica, confrontarsi insieme sul game, e trovate il link alla chat, diciamo al canale Vader Utility, dove trovate ad esempio tabelle riassuntive sui domini, qualche consiglio extra, ed è in continuo aggiornamento perché è nato da poco quel canale. Come al solito, se vi è piaciuto il video lasciate un like, condividete, noi ci rivediamo alla prossima puntata e nel frattempo buona lotta a tutti!